in questo video 5 segni innegabili che una donna sta pensando a te in modo sessuale. Allora, prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica di nuovi video. Seguimi ovviamente su tutti i miei canali YouTube. Ti ricordo di mettere un like, condividere il video con i tuoi amici e se vuoi puoi fare una piccola donazione cliccando sul video, tastino super grazie, oppure puoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti cliccando sul tastino abbonati nella home page vicino al tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer. E veniamo al tema. 5 segni innegabili che una donna sta pensando a te in modo sessuale. Allora, diciamo che ci sono diversi segni che una donna appunto sta pensando a te in modo sessuale e nel vasto panorama, diciamo, delle interazioni umane, l'attrazione sessuale è sicuramente un aspetto naturale, ma anche un aspetto complesso. Essere in grado di riconoscere i segnali di interesse sessuale può essere importante per creare una connessione emotiva, una connessione intima con un'altra persona. È però importante, diciamo, rendersi conto, comprendere che l'interpretazione dei segnali può variare notevolmente da individuo a individuo, quindi dobbiamo contestualizzare. Pertanto, cerchiamo di capire quali sono i 5 segni che ti fanno capire che una donna sta pensando a te in modo sessuale. Ovviamente questo cosa ti darà? Beh, ti darà la possibilità di usare questo potenziale, no, che tu hai, non devi consumarlo subito se vuoi farlo innamorare, perché diciamo ovviamente il desiderio è la negazione del possesso, quindi se arriva subito al possesso, diciamo che scema, diminuisce il desiderio. Quindi dobbiamo imparare a gestire questi segnali nel modo corretto. Il primo segnale deriva dal linguaggio del corpo. Il linguaggio del corpo offre importanti indicazioni su ciò che una persona sta pensando o provando. Quando una donna è interessata sessualmente a qualcuno, utilizza consapevolmente o inconsapevolmente il linguaggio del corpo per trasmettere tale interesse. Quindi alcuni segnali non verbali sono un contatto visivo prolungato e intenso, una postura aperta, orientata verso di te, soprattutto il piede orientato verso di te. Poi un gioco con i capelli, scoprirsi il collo, scoprirsi zone potenzialmente erogene, come ad esempio il collo. Sono tutti segnali interessanti. Infilarsi o sfilarsi un anello in questo modo, perché va a simulare, diciamo, quasi un atto, se andate a vedere. Poi anche mordicchiarsi le labbra, soprattutto il mordicchiamento del labbro superiore indica questo. Ma anche, ad esempio, incrociare le gambe, scoprire alcune parti del corpo, indicano che c'è un'attrazione, diciamo, sessuale, no? Non so se vi ricordate il film Basic Instinct, l'incrocio delle gambe di Sharon Stone. Quindi è importante, diciamo, ovviamente bisogna considerare anche il contesto dove vengono emessi questi segnali, valutare se li emette veramente nei tuoi confronti, che non ci siano altre persone in giro, e vedere se questi segnali sono isolati o se sono coerenti con altre forme di comunicazione, ad esempio con la comunicazione verbale, che è un altro indizio. La comunicazione verbale può anche fornire indizi sulle intenzioni sessuali di una donna. Se una donna fa frequenti allusioni sessuali, parla apertamente di argomenti intimi, fa commenti ambigui a sfondo sessuale, ad esempio durante le conversazioni, questo potrebbe essere un segnale che sta pensando a te in modo sessuale. Ovviamente anche in questo caso
essenziale distinguere, diciamo, tra un qualcosa di occasionale e un interesse genuino. Quindi la comunicazione verbale è sempre un segnale che può farti capire o non farti capire, insomma. E poi ci sono un'altra cosa interessante che è il flirt e l'esposizione, diciamo, all'intimità. Il flirt può essere un modo, diciamo, questo è un terzo segnale, può essere un modo per esprimere l'interesse sessuale. Se una donna flirta con te in modo evidente, con ad esempio contatto fisico, cerca il contatto fisico, cerca sguardi intensi, o anche magari commenti che possono essere ad alto contenuto sessuale, diciamo, questo è un segno che sta pensando a te in modo sessuale. L'esposizione, diciamo, all'intimità, cioè ti dice cose intime, cose sue personali, questo è un altro segno di interesse sessuale. Quindi più una donna si apre, più ti racconta cose sue intime, più significa che c'è un, diciamo, un interesse sessuale verso di te. E poi abbiamo il coinvolgimento emotivo. L'interesse sessuale spesso si manifesta, si sviluppa, diciamo, in un contesto di connessione emotiva. Se una donna mostra un interesse profondo per te, cerca attivamente di trascorrere più tempo con te, si preoccupa del tuo benessere emotivo, cerca di stabilire una connessione più profonda, potrebbe essere un segno che sta pensando a te in modo sessuale. Il coinvolgimento emotivo è una componente importante della sessualità e quindi, diciamo, va tenuto presente, insomma. E poi c'è il quinto segnale che potremmo definire l'espressività sessuale. L'espressività sessuale può assumere forme diverse per ogni persona. Alcune donne possono mostrare interessi sessuali attraverso un comportamento più assertivo, diretto, mentre altre potrebbero essere più sottili, un po' più ambigue. Se una donna mostra un interesse attivo a discutere di argomenti sessuali, condivide fantasie o suggerisce, diciamo, fantasie, potrebbe essere un segno, diciamo, che sta pensando a te in quel modo. Ecco, questi sono i segnali principali. Riconoscere i segnali di interesse sessuale da parte di una donna è un elemento importante per capire che abbiamo potenziale. Ovviamente le donne hanno anche poi, attraverso il sesso, sviluppano anche un coinvolgimento, quindi presta attenzione, quindi valuta questi cinque segni che sono quindi il linguaggio del corpo, la comunicazione verbale, ma il flirt, l'esposizione all'intimità, il coinvolgimento emotivo e l'espressività sessuale. Sono segni che, se sai cogliere, potrebbero farti capire che, diciamo, c'è un feeling nei tuoi confronti da questo punto di vista. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ovviamente seguimi su tutti i miei canali YouTube, metti un like, condividi il video con i tuoi amici e ti ricordo che puoi fare una donazione andando sotto il video, cliccando sul tastino Super Grazie.